Innanzitutto buonasera a tutti, due parole sul programma perché è un po' particolare. È dedicato alla musica francese, seduzioni francesi, è stato intitolato. E quando così si è deciso di fare un programma di musica francese si era pensato di eseguire alcuni compositori francesi in ordine cronologico, quindi dal più anziano al più giovane. Poi abbiamo guardato la data di composizione dei pezzi e abbiamo scoperto che in realtà ci sono delle cose davvero particolari. Il primo pezzo che andremo ad eseguire di Saint-Saëns, Saint-Saëns è nato nel 1830, Debussy nel 1860, però questo pezzo è stato scritto dopo la Rapsodia di Debussy, il secondo pezzo che andremo ad eseguire. Eppure ci sono anni luce di differenza. Saint-Saëns era un compositore considerato tradizionalista, vecchio, antico, dinosauro, scrisse una sua autobiografia perché non voleva che nessuno parlasse di lui perché sicuramente ne avrebbero parlato male. Era criticatissimo perché è stato direttore del Conservatorio di Parigi e all'interno del Conservatorio di Parigi c'erano dei suoi allievi, che ha anche insegnato composizioni, che lo criticavano. Quindi ha vissuto una vita davvero terrificante questo povero uomo. E la musica francese per lui era vecchia, era quella che era, infatti viene anche a volte chiamato il Brahms francese. Quindi lui nel 1920, periodo di grande fermento culturale a Parigi, sappiamo che a Parigi nei primi anni del Novecento si cambiò tutto, dall'arte alla cultura, alla moda, soltanto Vienna in quel periodo poteva essere paragonabile a Parigi. Lui continuava ancora a scrivere imperterrito, in forma sonata, con un'armonia assolutamente classica e non si muoveva da lì, per scelta, perlomeno è stato molto, molto chiaro nelle sue. Quindi eseguiremo questa sonata, che è tra l'altro la sua ultima sonata, l'ha scritta pochi mesi prima di morire, e sentirete che però è una musica francese ma che ricorda anche qualche cosa, è stata scritta appunto nel 1922, ma ricorda momenti musicali di gran lunga precedenti, però molto molto godibile e davvero con una atmosfera speciale. E poi andremo a eseguire un pezzo che è stato scritto prima e invece sembra a anni di distanza. Camille Saint-Saëns, la sonata per clarinetto e pianoforte, opera 166.
Thank you.
1923 e il brano che andremo ad eseguire è scritto 10 anni prima. Sentirete che invece sta a 100.000 anni luce di distanza. Sens'Hans, tradizionalista, Debussy, che incarna la musica, la vera musica francese di quel tempo. Debussy, per fortuna, conobbe il professore del Conservatorio di Parigi, professore di clarinetto del Conservatorio Superiore di Parigi, il quale ebbe la brillantissima idea di chiedere a Debussy di scrivere un pezzo per clarinetto e pianoforte per l'esame finale del Conservatorio. Debussy accettò, per fortuna, e scrisse una prima rapsodia, tant'è che aveva in mente di scrivere una seconda. Claude Debussy, la première absolue.
sì per pianoforte solo, ma non perché questo avesse chissà quale attinenza all'ordine cronologico della musica, semplicemente perché io sono vecchio, ho bisogno di riposarmi 2 minuti e quindi faccio suonare Leonardo da solo, che è più giovane di me, quindi può continuare. Quindi adesso... Largo e giovane. Largo e giovane. Continuando appunto in questa tradizione così delle seduzioni francesi, appunto abbiamo pensato di mettere un brano di Debussy che fosse un brano emblematico in effetti, e quindi abbiamo pensato subito a questo Clair de Lune, che è un brano tratto dalla suite Bergamasque che Debussy compose nel 1880 più o meno, ma che poi rivide successivamente nel 1905. È una suite, questa qui, Bergamasque, che ha a che fare con delle maschere. Bergamasque si riferisce a una canzone francese che parla di masche e bergamasche, e in effetti appunto comunque ha a che fare anche con la canzone di Bergamo, dove c'è una tradizione di maschere particolari. E è composta da 4 tempi e il Clair de Lune è il terzo di questi dei tempi di questa suite, ed è ispirato a una poesia di Verlaine, proprio che si chiama Au Clair de Lune. E indubbiamente le atmosfere che abbiamo ascoltato appunto con la rapsodia qui vengono più forse esaltate, insomma, in questo momento particolare nel quale al chiarore della luna tutto sembra soffuso, tutto sembra fermo e estremamente elegante. Thank you.
possiamo attaccare l'ultimo brano in programma per questa sera. Francis Poulenc, compositore che negli anni 30 crea un gruppo, il gruppo dei sei, insieme ad altri cinque compositori giovani in quel periodo, per staccarsi da ciò che era la musica francese in quel periodo. La musica francese in quel periodo era Debussy, morto da non moltissimo, e Ravel soprattutto. C'è una famosissima intervista di Francis Poulenc nella quale dice: amo Debussy con tenerezza, ma non è quella la strada che noi dobbiamo prendere. Quindi creano questo gruppo proprio per creare una rottura con tutto ciò che c'era stato prima. In realtà poi non si creò veramente una rottura, comunque la vera rottura la creò Messiaen molto tempo dopo. Però questo era l'intento di questi compositori. Francis Poulenc scrisse la sonata per clarinetto negli ultimi mesi di vita, non so perché, ma i compositori scrivono per clarinetto grazie. Non voglio dire altro. Non stima musica. Cosa? Non stima musica. C'è talmente tanta musica bella da suonare, nessuna attenzione. Comunque Poulenc nell'ultimo anno di vita scrisse la sua sonata per clarinetto, e che è abbastanza comunque di rottura con il pezzo che avete sentito prima, con la rapsodia. Tre movimenti, allegro tristamente, adagio e allegro con fuoco. Grazie per essere venuti qui stasera, alla prossima.
francesi hanno scritto anche opere, benché le più famose siano le nostre, ma anche loro ne hanno scritte, qualcuna le è anche riuscita piuttosto bene. Questa sicuramente la conoscete. Ed è qualcosa di estremamente complicato, e capirete perché. Spero di riuscire ad arrivare fino in fondo. Grazie.
come sempre, chi organizza tutto ciò, perché voi pensate che il lavoro più difficile sia questo, invece il lavoro più difficile è quello, ve lo assicuro, ci ho provato anch'io tempo fa, sono resistito 15 giorni, poi ho detto no, io suono che è molto più semplice, lascio organizzare i concerti e le masterclass a chi lo sa fare. Poi c'è gente che addirittura organizza i concerti e masterclass e in più suona, quelli sono dei piccoli geni, ce ne sono un paio qui davanti in prima fila, come faccio non lo so, io non lo voglio neanche sapere, quindi grazie soprattutto a tutti.